DICE è una piattaforma di scoperte eventi, eventi di altissima qualità, e aiutiamo anche l'utente, il fan, ad acquistare questi biglietti in assoluta trasparenza. Nasce nel 2014 in Inghilterra, nasce dall'esigenza di portare una soluzione più trasparente all'acquisto dei biglietti. Gli obiettivi nostri sono chiaramente quelli di crescita all'interno della qualità. Noi cerchiamo di portare all'interno della piattaforma eventi di altissima qualità, molte volte anche rinunciando ad eventi o a partnership che non reputiamo possono essere di interesse ai nostri fan. Il successo è che nel 2019 abbiamo avuto fan che sono andati a più di 200 concerti. Per cui quello è successo per noi. Una persona che esce più volte alla settimana e vuole andare a scoprire nuove band, nuovi artisti, tra l'altro anche all'interno non solo di musica ma anche arte e cultura. Per cui che sia il cinema, che sia un podcast, che sia una cosa all'interno del cibo, tutto questo rientra e fa parte, diciamo, di quello che noi vogliamo proporre ai nostri fan. Sicuramente Milano è un po' il fulcro dell'Italia, dove tutti gli artisti, gli eventi maggiori passano, però chiaramente ci sono tante altre realtà in Italia, sia a livello di città che stanno crescendo, comunque hanno una scena molto importante, come Bologna, Torino, Roma, chiaramente Firenze. E poi dopo c'è tutto l'estivo, collegandoci al discorso dei festival, che stiamo discutendo dal Locus, che è già un festival su DICE, piuttosto che il Miami a Milano. Le tempistiche, chiaramente vogliamo crescere rapidamente, rimanendo sempre in tema, che dicevo prima, della qualità. Per cui non andremo a prendere 10 eventi su Milano, Roma, Firenze, giusto per dire siamo qui. È una crescita organica, è fatta appunto per continuare a rimanere in quella città e crescere con la qualità. Il fan italiano si muove, ok? Certo. Se tu vivi, io sono nato e cresciuto a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, se voglio vedere qualcosa devo andare al Bronson di Ravenna, sì. Devo andare a Bologna, devo andare a Padova, vai a ballare Riviera, quelli che piace il genere, capito? Sì. Per cui il concetto è: per l'evento, per la situazione giusta, il fan italiano si muove. Per cui dare la possibilità a persone che non vivono a Milano, certo, di comunque vivere e avere l'esperienza della piattaforma DICE è fondamentale per noi, appunto, crescere in queste realtà. E la cosa bella è che se tu chiedi a me, io ti posso dire, non so, i Queen. Perché i Queen hanno rappresentato un cambiamento importante nella musica, irriverenti, introduzioni anche particolari nella musica, no? L'orchestra con il rock and roll, per cui questa è la mia visione. La cosa bella di DICE è che se lo chiedi a 10 persone diverse, ti daranno 10 risposte diverse. Che poi è anche quello che cerchiamo di rappresentare nell'applicazione. Con la funzione appunto di Discovery, quando tu ti iscrivi all'app hai la possibilità di collegare il tuo account Spotify piuttosto che Apple Music, piuttosto che selezionare tu manualmente quelli che sono gli artisti o i generi che ti piacciono, e poi dopo ti viene creata tutta quanto una programmazione che piace a te, non a me o un'altra persona. Per cui sì, i Queen per Tommaso, si chiede altre 10 persone diverse.